Buonasera. È la prima volta che inizio un vlog di sera, sai? Sì. Buonasera, ma c'è un motivo per cui inizio il vlog stasera. Allora, intanto noi ceniamo. Poi dopo vi spiego. Abbiamo preso la pizza per cena. Un po' di pizza. Allora, praticamente mentre noi mangiavamo, mentre noi cenavamo, mi sono arrivati dei video da parte di mia madre e di mia sorella perché stanno facendo la pizza di formaggio e hanno deciso di registrare la ricetta e quindi mi hanno mandato i video. Perciò adesso, siccome sono divertenti, li condivido con voi. Quindi contemporaneamente, in un'altra casa, sta succedendo questo. Questi sono gli ingredienti per la pizza di Pasqua al formaggio. Iniziamo con la farina. 500 g di farina Manitoba, 500 g di farina tipo 00 di grano tenero, 200 g di pecorino romano, 200 g di parmigiano reggiano. Poi dadini di pecorino fresco da mettere in mezzo all'impasto, 8 uova, lievito di birra, 2 dadini da 25 grammi l'uno, quindi 50 grammi, sgretolati e sciolti nell'acqua tiepida, girando con una forchetta. Sì. Poi 100 ml di olio di semi di girasole bio e infine un pizzico di sale fino e una macinata di pepe. Iniziamo. E si inizia. Iniziato così. Va bene. Vai. Adesso metto pepe, ok, questa è la pratica più complessa perché adesso fuoriescono tutti. Bisogna fare attenzione, ci vuole un sacco veramente di manualità. Ok, ora cominciamo a mettere pure questo un po' alla volta. Cominciamo a mettere pure questi. Allora, versamelo piano piano, qua, va. Io ho le mani tutte impiastricciate. Vai. C'è il flash, sì. Bisogna lavorarla energicamente. Non serve la palestra. È tutto l'impasto. Divido in due per fare due teglie. Perché stiamo facendo due pizze di Pasqua, non una. Prendi un po' le teglie, vedi com'è dentro. Tutti i pezzi. Così. Avvicina. Così è. Con tutti i pezzi di formaggio. Ecco. Vedi? Questo è così. Ecco. Ora le mettiamo dentro la teglia in un posto caldo a lievitare.
Eccoti, tu vai qua, ok? Ecco, adesso dobbiamo farli lievitare almeno 4 ore. Adesso stanno lievitando in forno, col forno spento, soltanto col calore della luce, per 4 ore. Quindi, dopo aver lievitato per 4 ore, sono stati in forno a cuocere per una mezz'ora e adesso a mezzanotte 8 sono cotte. Vediamo come sono. Vai. Perfetto. Ok. Buongiorno e bentornati al vlog. Vorrei fare un piccolo aggiornamento sui libri letti o lasciati a metà. Allora, vi ricordate di questo? Questo l'ho finito di leggere in pochi giorni, mi è piaciuto tantissimo, è un giallo ed è veramente carino, è molto scorrevole, ve lo consiglio, l'unica difficoltà sono le parti in dialetto barese dei dialoghi e di quando Lolita pensa, però a parte questo non dovrebbe essere troppo difficile. Probabilmente nei prossimi giorni andrò in libreria a comprare gli altri libri della serie, perché questo è il primo libro, ce ne sono altri 7 mi pare, sì. Poi aggiornamento su questo, mi sono arenata e sono rimasta qui all'inizio. Non so perché, forse non è il momento adatto di leggere questo libro. Lo riprenderò in futuro, per adesso lo lascio un attimo da parte. Devo iniziare a leggere questo. L'arte di essere fragili, di Alessandro D'Avenia. Bene, questo è un piccolo aggiornamento sulle letture passate, presenti e future. Adesso continuo a preparare il pranzo, perché è 1:05. Ci vediamo! Buongiorno, buongiorno. Chissà se si sente con queste cuffie quello che dico. C'è molto traffico, quindi non so se si sente quello che dico. Comunque, sto andando al mercato rionale. Sto pulendo le 3 teste di carciofo, perché le voglio congelare, così non vanno a male e li posso mangiare anche più avanti. Poi al mercato ho preso anche gli asparagi, alcuni di questi asparagi li mangio oggi a pranzo insieme a delle uova, altri invece li congelo, così posso mangiarli anche più avanti senza sprecarli, perché questi, diciamo, se non si mangiano subito vanno un po' a male, come anche i carciofi. Quindi, per evitare di sprecarli, ne congelerò una parte. Da ieri, noi del Lazio, noi della regione Lazio, siamo ora in zona arancione. Ma in realtà la zona arancione non è così diversa dalla zona rossa, quindi i ristoranti e i bar continuano ad essere chiusi per il consumo sul posto. Funziona solamente l'asporto e la consegna, però i negozi sono aperti. Non ne capisco il motivo in realtà, cioè se si aprono i negozi si potrebbero aprire anche i ristoranti. Diciamo che è molto più facile gestire le persone in un ristorante, visto che sono tutte sedute e ferme tutto il tempo,
piuttosto che in un negozio dove la gente gira, tocca tutto, eccetera. Però questa è la mia, come dire, personalissima e umile opinione. Un'altra cosa della zona arancione è che si può andare a trovare un parente o un amico a casa. Oggi pomeriggio viene mia sorella per portarmi la pizza di formaggio che mia mamma ha fatto l'altro giorno, che avete visto, e poi andiamo insieme a comprare dei dolci pasquali, quindi uova di Pasqua e colombe. Boh, forse questo baule delle Winx. Buon giovedì, vorrei concludere il vlog che state guardando e fare una sorta di riassunto dei cibi per Pasqua. Avete visto che mia madre ha preparato la torta di Pasqua, la pizza di Pasqua al formaggio, che è una cosa molto tipica nella nostra famiglia perché i miei nonni materni sono marchigiani e quindi abbiamo ereditato questa ricetta da loro ed eccola qui, ce l'ho qui. Questa è la torta che avete visto fare all'inizio del vlog, me l'ha portata mia sorella ieri e l'ho già mangiata. Questa si mangerà con la corallina, il salame corallina, questo qui. Poi un'altra cosa tipica che si fa a Pasqua sono le uova sode. Probabilmente domani o dopodomani farò la torta pasqualina, che è una torta salata ripiena di ricotta e spinaci e uova sode. Anche quella è una pietanza molto tipica di Pasqua, appunto si chiama torta pasqualina, quindi farò anche quella. E poi niente, per quanto riguarda i dolci, abbiamo la classica tradizionale colomba che avete visto, ho comprato ieri al supermercato. Allora, questa è una colomba. Manca un pezzo perché l'ho mangiato e si tratta di un dolce da forno lievitato. Il dolce è ricoperto da uno strato di granella di zucchero e mandorle e ovviamente, come vedete, la forma richiama quella di una colomba stilizzata, ovviamente, ed è anche per questo motivo che si chiama colomba ed è un tipico dolce pasquale, che è diffuso in tutta Italia. E E poi le uova di Pasqua, ovviamente. Queste sono quelle che ho, molto grande. E poi questo. Poi ci sono anche tanti altri dolcetti, tipo queste uova che sembrano vere, ma dentro sono ripiene di cioccolato, sono uova di cioccolato e sono dure. Poi però ci sono anche i vari ovetti di cioccolato, questi classici, questi qua, così. E niente, questo è quanto per il momento. Adesso io e Famino andiamo a fare una passeggiata. Usciamo? Andiamo a fare una passeggiata. Oh, sì! Quindi vi salutiamo, ci vediamo nel prossimo video. A presto. Ciao.